paradosso, purtroppo deve aver rigliato molti in questo tempo, in questi tempi, più di mezzo milione di italiani stanno con l'influenza, ma non si poteva dire no, assolutamente. No, vabbè, il microfono lo lasciamo al maestro, credo che si sente, no? Quindi dicevo appunto, non potevo dire no a Bruno Mancini. Allora siamo qui all'ennesimo appuntamento culturale del vulcanico Bruno Mancini, che è sempre schifo, non vuole essere mai intervistato. Io sono prestato alla cultura, faccio il giornalista sportivo più che altro, anche se mi manca ad altre cose, però il connubio con la cultura mi è sempre piaciuto, tanto è vero che nel programma sportivo di qualche anno fa facevo pubblicità a dei libri isolani alla fine del programma, appunto per pubblicizzare i nostri autori dell'isola. Ovviamente Bruno Mancini piace da sempre nell'arte, arte intesa non solo come poesia, ma come cultura, come cultura, come tutto quello che è arte, che purtroppo diciamo non è, viene catalogata come serie B, invece bisognerebbe portarla avanti la cultura. Noi manchiamo un po' di cultura noi italiani, però proprio all'impegno, come la famosa del Boom, mi piace sempre denominarla così, quella di Bruno Mancini, che è mai coinvolto, io non so se sai il numero delle persone coinvolte, ma... quindi questa è la terza sala della cultura che andiamo a inaugurare, dopo, che, grazie all'idea appunto di Bruno Mancini, dopo quella dell'Hotel Ulisse, che fu la prima, poi c'è stata fatta quella della Corte di Aragonese, grazie al comandante Lauro, alla famiglia Lauro, all'Istituto Agostino Lauro, dove abbiamo lavorato credo qualche mese fa, ed ora ecco la terza sala. Questa sera ci sarà ancora di più, perché poi il spedito viene mangiando, ancora più illustri ospiti. Oltre all'inaugurazione avete visto sicuramente entrando la bellissima altra della tribù di, che ha coinvolto Bruno Mancini, la Nunzia Zambardi, che credo conoscete un po' tutti, e qui è una mostra proprio dei suoi quadri, alcuni dei suoi tantissimi quadri, proprio nella hall, qui nell'albergo, credo l'avete vista, comunque avete modo di rivederla, e poi dopo parlerà anche lei, ci tratterrà un po' sulla sua opera. Poi ci sarà la presentazione, che poi è il tema principale di questa sera, di Bruno Mancini, che non vuole essere mai nominato, però noi lo nominiamo, la mia vita vissuta, ne parleremo lungamente, sarà amica Marina De Caro che gentilmente ci spiegherà un po' questa nuova avventura, questa nuova opera di Bruno Mancini più in là. E poi c'è un grande artista, l'avete visto con il maestro Vito Nicola Paradiso, portando anche il Nicola, perché esiste pure un Vito Paradiso, visto che fa rock alteroso, però molto più anziano, è un maestro veramente in tutti i sensi, nel senso, oltre che essere un bravo compositore, autore, è anche un grande maestro della chitarra e ha dei metodi speciali, io non voglio anticipare nulla perché sarà lui poi a parlarne, ma ci sono intere pagine dedicate a lui su internet, e quindi noi poi il clou dell'intrattenimento sulla prova con il concerto. Poi ci sono tanti altri ospiti, non vi voglio svelare, ma mano a mano non le sveleremo. Allora inizierei subito. Io con un applauso a Vincenzo Sarrazino. Va bene. Allora io direi di partire subito con la cara Nunzia, che presentato questa opera, sta presentando l'opera su Pisa, ormai un po' la sua seconda città, Isola d'Ischia. La prima, ecco, diventata la prima città sua, e di cui le opere abbiamo detto già sono pure alcune delle sue opere, e io vorrei lasciare la parola a lei per dire qualcosa della sua opera, come nasce, come, insomma, far raccontare un po' da lei la sua vita di pittrice. Allora, prima grazie, grazie, grazie. Allora, innanzitutto grazie a voi tutti che siete venuti, amici, siete tutti amici, quindi conoscete le mie opere. È sempre bello incontrarsi in angoli di cultura. Grazie a voi organizzatori veramente perfetti. Numero uno, direttore, i ringraziamenti per tanto. Voglio parlare appena un po' delle mie opere, ma io penso che tutti già mi conoscete perché siete
siete entrati nei miei quadri. Questo è importante, entrare in quello che faccio, entrare nella materia, perché io nei quadri uso materia e cultura. Mi auguriamo questa sede che è chiamata Mille Porte, dedicata a Umberto Panizzi. Io voglio giusto ricordare che Umberto Panizzi, insieme a Bruno Mancini, è stata quella che ha ideato il comune, l'Enois e tutto, che purtroppo è per motivi personali non è qui, è trentino, del Trentino del Nord, ha vinto diversi premi ed è stata folgorata sin da bambina dalla poesia generale. Poi nel momento in cui mi pare ha avuto qualche momento difficile, ha scoperto proprio la poesia catartica e quindi l'ha data la massima attenzione, ha partecipato a diversi, come dicevo, premi, però la sua prima opera è stata proprio Mille Porte, dove leggerà Marina alcune sue poesie, e quindi è dedicata a Roberto Panizzi, ma è chiamata Le Mille Porte. Arrivato a questo punto, quindi questa è l'inaugurazione ufficiale nella terza sala della cultura, allora arrivato a questo punto io passerei avanti e presento Marina De Caro. Non c'è bisogno di presentazione, anche lei, come insieme a Bruno e a Zambardi e a Panizzi, sono state una delle prime che è stata attratta da questa TV di Bruno Mancini e si dedica le anime e il corpo. Lei suonando ad Ozione, vive spesso in Mecosta, spesso anche a Napoli, e quindi praticamente il progetto Avellino sono mai entrati in Benevento, e quindi praticamente però è qualcuno sta sempre a Ischia. Marina non c'è bisogno di presentarla, sa leggere così in un modo meraviglioso, è un'artista nata, e direi quindi la parola a lei. Io sono qui a presentarvi l'ultimo libro, in ordine di tempo, di Bruno Mancini, La mia vita mai vissuta. È una raccolta di poesie. Sono state dette e scritte tante parole sulla poesia di Bruno, parole sicuramente più competenti, aderenti, eleganti di quelle che dirò io. Bruno ha voluto farmi questo onore. Ho provato a schermirmi, a tentare di rifiutare, ma chi lo conosce bene sa che non è facile fargli cambiare idea. La mia vita mai vissuta. Comincio con la poesia che chiude la raccolta. A chi lo dico? A chi lo dico se non mi manca? Sì. Se non l'attendo? Sì. Se non la scende? Sì. Se Ignazia, sì. Ignazia non è poesia, Ignazia non è amore, Ignazia non è Dio. Ignazia è la mia vita mai vissuta. Maria, prima di entrare nel clou della mia vita, appunto, mai vissuta, Bruno Mancini, siccome è venuto il direttore del piano che abbiamo nominato prima, siccome è operato di lavoro, allora approfittiamo per lontano. Allora, ripeto ancora una volta, un grande applauso. Stiamo venendo coinvolto nel cantante, che è bravissimo come cantante, ha detto no, l'altra volta lo farò, adesso no. Allora, comunque due parole sono d'obbligo e poi dopo deve intervenire una delle volte più statura. Certo. Io ringrazio la Vicola Savarese, Bruno Mancini, che ha fortemente voluto questo spirito di collaborazione di Quirino Cigliano, ma soprattutto delle aziende che rappresento. Voi sapete benissimo che il mio percorso professionale mi ha visto soprattutto nelle strutture più lussuose isolane. Oltre 20 anni li ho spesi nel grande albergo della regina Isabella di Lacco Ameno, tutto gli anni 70 e gli anni 80. Un ventennio che ho visto e ho accolto il bel mondo dell'imprenditoria internazionale, della moda, dello spettacolo, dell'arte, e tant'è vero che chi mi ha seguito ho scritto anche dei
aneddoti sui grandi personaggi che hanno frequentato questa nostra amata Ischia. Ho diretto il Grand Hotel Excelsior tanti anni, ho collaborato un disegno anche col gruppo della D-Motels e da gennaio sono qui per dirigere questa struttura e con la supervisione allo Strand Hotel Delfini. Questo è il motivo per cui all'inizio è stata ringraziata la famiglia Buono, proprietaria di queste due strutture. Chi mi conosce sa che sono sensibile e amante dell'arte, tant'è vero che più fra tutte le recensioni e i nominativi e le appellazioni che mi hanno affibbiato, metà artista e metà manager, nel senso che la mia personalità è un po' doppia. Amico Savarese infatti sa che ho anche la passione del canto, ma non mancherà occasione per regalare in questo discorso della cultura che comunque si sposa bene e si coniuga con la poesia, con la maestria del maestro Paradiso, che già ho notato è di grande spessore, di delicatezza e di maestria, perché parliamo veramente di un grande maestro, credo, ma non un chitarrista da strapazzo come spesso e volentieri incontriamo. Quindi Le Nois, so che da anni opera sul territorio, ho visto a volte questo qui, l'ho scoperto viaggiando su Alidauro, andando su Napoli, ho letto con attenzione alcuni passaggi, alcuni trattati molto belli e molto interessanti, e quindi sono veramente fiero e onorato di essere da ciliegina sulla torta a questa iniziativa, perché sono convinto che comunque il Parco Verde, con la sua piccola storia e questo nuovo progetto che ha sposato, può essere da traino magari a delle belle iniziative. Oggi, in pieno inverno, siamo qui al chiuso, però con Bruno Mancini abbiamo già studiato, abbiamo una terrazza meravigliosa al quarto piano, pensate che tra le chiome dei pini, a livello proprio che si fanno da ombrello, e quindi d'estate credo che potremo fare degli appuntamenti interessanti, perché en plein air Ischia si esprime credo al meglio, anziché al chiuso, anche se abbiamo questo frigo di pino vero, questo non è finto, e questa saletta comunque diventa un salotto vero e proprio. Quindi per l'arte, con l'arte. Grazie. Questo che faccio a presentare adesso è un grande onore, è una mica da anni e che mille dai che ci abbiamo tutti ed è cari New York, la non gestione, la piccolezza umana, cosa ci faccio qui senza zanzare? New York, il lusso dell'eccesso, la sudditanza umana, io compro tutto, ma perché? New York, l'inciviltà dei dollari, la tua fortuna e la salute, se non sei morto, sei tu che devi andare dal dottore. New York, bye bye, io torno at home, ho una caverna asciutta, ho una caverna umana. Volteggio arrotolato in un tutù che non mi dona, il rosa pallido del tulle e le scarpette bianche, seguendo pedifla sdolcinata, sviolinata, oh com'è bello il palo del mio cigno. Intanto il vento di ponente ha strindellato stoppini e maschere, sconvolge e ricompone, superbo nel moto andante maestoso, si pari nuvole di stelle e di galassie. Ho smesso d'essere clessidra, ma non sarò patacchio in dondolo per indicare l'ora di un buco. Paradiso a cuore. Sorseggio, qualcosa di irreale, all'ombra di un paradiso apocrifo. Umido abbraccio. Paradiso a cuore. Sorseggio, qualcosa di irreale, all'ombra di un paradiso apocrifo. Umido abbraccio o sauna, il solito confine senza sbarre tra pergamena e cartilagine rugnosa. Verso il coraggio non smuovo rovi in cerca di tesori, non spiccio
negli armadi per tema d'altri inganni, e non sorrido nell'equilibrio instabile in piedi sul costone guardando il mare, ma vedo il salto udino calpestato, oppure pilucco olive sbocciolate sognando infermi in terra, onde magnetiche da me, tizzoni ardenti lì dove illudono comete, lì dove accecano entusiasmi, straccio paure, inchiostro penna d'oca, invoco il dio dei sacrilegi e scrivo la pietà che non esiste. A Praga converto un'epopea, io ancora vivo nel mito dei miei piccioni viaggiatori, impallinati in volo, ma non stramazzo, oppure il nulla per molti e tanti, il paradiso apocrifo, becero insulto. Bravo! Non fosti pioggia. Non fosti pioggia dalle falde del tuo cappello, sulla mia pelle arsa, negli assonnati pomeriggi di giochi alterni. Poi, il lieto fine sguazza nei romanzi rose, eppure mai è docile andamento nei turbini di vita. Non sei lacrima, rotolante massa goccia, lungo la china della mia guancia, nel giorno della resa senza inganno. Poi, un lungo cenno di saluto con la mano, eppure mai imprimerò l'addio sulla logora agenda della vita. Non sarai nube, ma l'ombra proiezione affissa, incatenata al mio incedere, nel tempo dei ricordi già sbiaditi. Poi, manto che copre ogni silenzio, eppure mai avranno fine i giri di moviola della vita. Questa poesia è per te, testarda voglia. Sono le 3 e 13 minuti, un'ora insignificante, digiuna di attese, sterile di affanni, e penso alla madre in auto con la figlia. 15 anni, meno di 40. Bravo! Leggo? Parte poesia di Bruno, sono tutte bellissime, ma io ho scelto questa. La frana in noi. Sono le 3 e 13 minuti, un'ora insignificante, digiuna di attese, sterile di affanni, e penso alla madre in auto con la figlia. 15 anni, meno di 40 anni in due, trasportate in un fiume di fango, sputo dell'ingordigia umana, fino a che lei, 15 anni, lei muore annegata. E scrivo in prosa, mentre ora soffro per quanto è sciocca la poesia inutile, che genera emozioni soltanto in chi ne ha di già le proprie, lasciando indifferenti speculatori, politici collusi, giudici compiacenti, la malavita della bella vita, i giornalisti fuochi di paglia, assuefatti poliziotti, carabinieri, finanzieri, guardie forestali, marine, montani, pluviali, divine, i bravi sacerdoti con le loro assoluzioni a meno di 30 denari, i 7.000 imputati, Roguliana ritirata per versione tra Sodoma e Gomorra, da abusivismi e scippi, oppure anime scure soggiogate al carro fetido
e il mattatore vincente, comprese mogli, figli, nipoti e consanguini di chi ha lo scettro del potere. I 50 e più milioni di italiani pensanti sempre, ma che agiamo solo quando ad essere pestato è il nostro gallo. Me, gli altri come me, me ed il mio io, che già fra un'ora mi stenderà sul divano, sigaro, vana, whisky, whisky di vecchia conoscenza, il dito in cerca di canali notturni per uomini soli. 15 anni, è morta. La madre vaga nel mondo dei vivi, grazie a questa bella società. Qualcuno ha detto che il Vesuvio scoppierà. E noi? Noi, sì, noi. Noi siamo pronti a sopraffarci per un dollaro bucato, una parola di troppo, la conquista di un posto a capotavola, il sorriso di un'altra donna, la fede e la non fede, la luce, un semaforo rosso, un sigillo negato, il ruolo di Caronte nel turbinoso fango del nostro dramma umano. Fine. Fine. Io voglio, mi voglio, ti voglio, lo voglio, mentre la frana sghignazza sulla collina forzando l'avio per tracimarci fino al mare. La frana è noi, la frana siamo noi. Non è delirio avere pena di 15 anni morta. Non è delirio avere pena per la madre viva. Non è delirio lanciare oltraggi agli assassini. Colgo l'occasione per ringraziare la Tour Parco Verde e l'Hotel Delfini, ovviamente, l'Istituto Agostino Lauro, appunto il Comune di Torrenova, l'Oceano Mare Delfis Onlus a difesa dei cetacei, Telesca, l'emittente televisiva, il Golfo, il quotidiano ischitano, la tua foto in copertura, antologie poetiche e cure di Roberta Panizza, da Ischia, l'Alto. Dalle Nois e che entri la musica. Perfetto, un altro applauso. Ringrazio tutti, ringrazio Danilo, ovviamente Luce e tutti gli altri, ma soprattutto Bruno Mancini, chissà che cosa ci offrirà nella sua mente arte la prossima volta, il prossimo appuntamento, non so, quindi sicuramente poi lo farà sapere tramite i mezzi di comunicazione, tramite email, eccetera. E vi lascio la straordinaria, al straordinario maestro che è Vito Nicola Paradiso, che ci leverà ancora più tardi. Bene, quanto sono certo, è dedicata la canzone napoletana per eccellenza, i classici, le più famose appunto, cantanti, unito, riadattati per la chitarra. Questo fa parte di anche di un progetto discografico uscito qualche anno fa, si chiama Mangiere la chitarra, la Mangiere la chitarra. E ci sono proprio i classici appunto, che seguono qualche brano adesso. Non vale la pena neanche che li presento perché sono così famosi che... Thank you.
Finale, stelle natalizie. Faccio no, però no. Il saluto con la che ho scritto io. Lalla vai veneziana. Un brano che ho scritto lo scorso anno, un giorno a Venezia. Ma è vero che farai anche una canzone su Ischia tu prossimamente? Perché no, è arriverà l'ispirazione. I presupposti ci sono. Questo fa parte di Scala Notte a Venezia, un trittico, e racconta appunto l'aurora, la notte, il brano che adesso decido a suonare, la lavaia veneziana, e c'è tramonto, la notte e l'aurora. Questo è tutta la notte, che è anche molto molto natalizio come.
grazie a te. No, vorrei che mi conservassi una luce. Thank you.